Bentornati ad un nuovo appuntamento con Parola Vivificante. Buona visione. Gloria a Dio. Siamo grati al Signore perché abbiamo conosciuto il suo amore e quello che fa la differenza nella nostra vita è proprio la sua presenza. È meraviglioso il fatto che il Signore ha stabilito di venire ad abitare in noi. La Scrittura ci ricorda che il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, vale a dire Dio vive in noi. Non è certamente razionalmente comprensibile come questo possa avvenire, il Dio grande, creatore del cielo e della terra, che abita in noi che siamo piccoli, siamo limitati, ma siamo grati a Dio perché la sua presenza in noi è fonte di grande gioia, fonte di grande privilegio, ma naturalmente anche fonte di grande responsabilità. E siamo grati al Signore perché lungo il cammino della vita Egli ci accompagna, ci sostiene ed è colui che certamente si prende cura del suo popolo. Noi siamo grati a Dio di far parte del popolo di Dio e attraverso questa serie di meditazioni che stiamo mandando in onda sui nostri canali non vogliamo fare altro che comunicare la grazia di Dio, che comunicare l'amore di Dio e indirizzare coloro che ci ascoltano alla fonte della vera gioia e della vera felicità. Questa fonte è Dio stesso e la sua meravigliosa parola. Stiamo parlando proprio di questa sete di felicità, di questo desiderio di felicità che c'è intorno a noi e considerando appunto i primi versi del Salmo primo, vediamo come possiamo in qualche modo realizzare questa felicità, quali sono le cose che possono aiutarci a definire questa felicità, a vivere questa felicità e nello stesso tempo che indicano chiaramente se noi siamo o no veramente felici. Ecco, noi abbiamo visto qual è il comportamento che rende felici e lo abbiamo visto attraverso il primo verso del Salmo primo. Oggi cominceremo a considerare il secondo verso di questo Salmo e vedremo qual è il libro che rende felici. Qualcuno potrebbe chiedersi, ma c'è un libro che rende felici? Certo, c'è un libro che rende felici, la Scrittura, la Bibbia ce ne parla. Quindi vogliamo accostarci alla parola di Dio, ancora al Salmo primo, e leggeremo oggi il verso 2. Allora, beato l'uomo, sta scritto, il cui diletto è nella legge del Signore e su quella legge medita giorno e notte. Gloria al nome del Signore. Intorno a noi, l'ho già detto, si respira voglia, desiderio di felicità. La vita non è semplice. Molte volte potremmo anche dire che la vita è crudele e non sempre le cose vanno come noi vorremmo e di conseguenza la gente è delusa, la gente è triste, la gente è abbattuta. Dove trovare un po' di serenità, un po' di appagamento, un po' di felicità? Cosa fare per vivere un po' di gioia, per essere felici? Il nostro testo contiene delle importanti e fondamentali indicazioni per la felicità. Abbiamo già considerato il comportamento, dicevo prima, oggi ci soffermeremo ad esaminare il libro che rende felici. Può mai esserci un libro della felicità? Noi affermiamo di sì, perché lo abbiamo conosciuto, lo abbiamo letto e con la grazia di Dio ci stiamo sforzando di praticarlo. Oggi vedremo che è felice l'uomo che prende piacere nella parola di Dio, il cui diletto è nella legge del Signore. Questo abbiamo letto nella Scrittura. Quindi si parla di diletto. Definiamo questo termine, il termine, la parola diletto. La parola diletto significa letteralmente piacere, desiderio, e sta a indicare qualcosa che qualcuno vuole e ha il piacere di avere. Trovare diletto, piacere nella parola di Dio non significa leggerla o ascoltarla per dovere o perché ci fa stare bene. Puoi andare a lavorare per dovere
o prendere una medicina perché ti fa stare bene, ma la Bibbia, la parola di Dio, deve avere per noi un altro significato se vogliamo essere veramente felici. E naturalmente, prima di dirti qual è il significato che deve avere, voglio fare qualche domanda, cioè qual è stata l'ultima volta che hai letto la Bibbia con entusiasmo o hai partecipato a uno studio biblico con desiderio o con grande gioia? Qual è stata l'ultima volta che hai parlato con i tuoi amici della parola di Dio invece che di calcio o magari di altre cose? In poche parole, la lettura, l'ascolto della parola di Dio ti procura gioia? È il tuo tesoro particolare? Puoi dire insieme al salmista: oh, quanto amo la tua legge e la meditazione di tutto il giorno. Quindi, se la parola di Dio è veramente la tua gioia, se la parola di Dio è il desiderio del tuo cuore, riceverla, ascoltarla, meditarla, praticarla, allora tu sei sulla via della gioia, tu vivrai felice e sereno nella presenza del Signore. Purtroppo, dobbiamo pur dirlo, vi sono dei cristiani che non leggono la Bibbia durante il giorno. Alcuni si limitano a leggerla in chiesa, non sempre però, perché alcuni non la portano neanche. Non c'è da meravigliarsi se si è infelici quando non si ascolta, non si legge, non si medita e non si pratica la parola di Dio. La parola di Dio, la Bibbia, è il libro della felicità. Questo libro vivificato dallo Spirito di Dio, ecco che ti renderà felice, ti appagherà e godrai della presenza e della benedizione del Signore. Vedi, la parola di Dio deve essere la delizia, e se è la delizia del tuo cuore, allora sarà la fonte della tua gioia e della tua benedizione. Per il vero figlio di Dio, la delizia principale dalla quale viene la benedizione è e rimane la parola di Dio. Dice qui la scrittura: beato l'uomo il cui diletto è nella legge del Signore e su quella medita giorno e notte. Il cristiano trova delizioso nutrirsi della parola di Dio, trova delizioso realizzare la benedetta parola di Dio, e quando questo avviene, ecco che la benedizione diventa parte della sua vita, della sua esistenza. Chi cammina secondo il consiglio degli empi, chi si ferma sulla via dei peccatori, chi si siede in compagnia degli schernitori è annoiato dalla parola di Dio, ma il credente è deliziato. La fonte della benedizione rimane la parola del Signore. Quindi, caro fratello, cara sorella, perché no, caro amico, leggi la parola di Dio, studia la parola di Dio, vivi la parola di Dio, abbi fede nella parola di Dio. Oh, nella scrittura si parla anche di un noto re, di Davide, che è lo scrittore appunto anche di questo salmo. Aveva fatto della parola di Dio l'oggetto del suo amore, l'oggetto della sua gioia, ed egli dice in un altro salmo, sta scritto, un altro salmista dichiara: troverò gioia nei tuoi comandamenti perché li amo. Quindi un credente che vive la benedizione di Dio è un uomo che trova delizia nella parola del Signore. Noi vogliamo deliziarci, noi vogliamo gioire, noi vogliamo rallegrarci, e come figli di Dio abbiamo ben scoperto, ben compreso che la parola di Dio è il libro di Dio ed è il libro della gioia, il libro della felicità. La Bibbia è il mio libro. Se vuoi misurare la tua spiritualità, io credo che sia importante fare un esame e porsi qualche domanda, e cioè ti chiedo: quanto tempo trascorri sulla parola di Dio, nella parola di Dio? Durante il giorno la parola di Dio è oggetto della tua attenzione, della tua meditazione? Un giorno è fatto di 24 ore, 1440 minuti, 86.400 secondi. Quanto tempo dedichi alla parola del Signore durante il giorno? Quando apri la Bibbia, stai ascoltando Dio che parla al tuo cuore?
stai ricevendo le indicazioni per la vita di tutti i giorni, stai ricevendo gli insegnamenti per il tuo essere cristiano, per le scelte del giorno, per il tuo matrimonio, per il tuo cammino. Un vero cristiano è biblico quando veramente si fonda e fonda la propria vita sulla infallibile parola di Dio, e la parola di Dio è il libro della felicità. Chi lo segue, chi lo medita, chi lo pratica sarà un uomo felice, approvato da Dio e benedetto da Dio. Il Signore ancora oggi rilasci su di te la sua benedizione. Grazie per averci seguito. Se non l'hai già fatto, iscriviti ai nostri canali social e condividi questo video con i tuoi amici. Ti aspettiamo alla prossima puntata.